Signori miei, bentornati sul canale, sono Nex, siamo qua oggi in un nuovo video e non so ancora che titolo darò a codesto appunto che facciamo quest'oggi, ma penso che riassuma un po' il fatto del per quale motivo non sto portando più Clash o per quale motivo l'ho, diciamo, tra virgolette, accantonato. Sarà un po' un controsenso, ma quello di oggi lo faremo appunto su Clash. Sì! Ma prima di cominciare a parlare vorrei solamente chiedervi un bel mi piace, ragazzi, iscrizione al campo dell'indice se volete essere aggiornati dei prossimi video e soprattutto controllate il canale perché stanno uscendo un sacco di short e non va arrivando notifica perché quelli appunto non hanno la meccanica della notifica o dell'avviso, quindi dovete guardare voi il canale. Comunque, premesse fatte, per quale motivo non lo sto più portando? Beh, io lo sto giocando lo stesso, un po' meno, ma lo sto comunque giocando. Ma come seconda cosa non ve lo porto più nei video perché non c'è più content originale da fare. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e quindi starei a portare di cose trite e ritrito sempre uguali. E in primis a me sta cosa urta terribilmente. Quindi se mi crea più content, andare fuori di casa e fare un video mentre lecco la corteccia di una quercia, faccio quello assolutamente, cioè per carità. Però volevo comunque dirvi che non l'ho accantonato, che ho fatto un gran marone, volevo aprirci il baule dei jolly, che tra l'altro oggi ci andremo a aprire assieme. Però nel mentre ci andremo ad assaggiare sta gran tumorata che non è un mazzo mio, l'ho visto fatto da Morten, era bello, ci ho visto il gigante elettrico, la scintilla, ho detto va, lo facciamo subito. Anche perché c'è doppio barile, possiamo andare giù dritti sparati col ronco. Quindi andiamo col primo game, signore e signori, e siamo contro il signor Jovux, siamo contro, ragazzi, il signor Novax, un po' per fare il content. Questa la possiamo fermare con una bella polenta, che la vecchia la polenta va un pochino a braccetto, non c'è da me, le anziane, la polenta, lì si mettono a fare con una belle mestolate, l'importante è sempre stare ad occhio. Non ci sputino dentro, perché c'è una brutta usanza anziana di sputare dentro. Porca zoccola, ma no ragazzi, questo qua c'è un po' il deccamagombo. Cioè onestamente, a parte la sminchiata che ha fatto di polenta, che è criminale, ma non può fare solamente che bene, perché no, invece ci ha troncato il ronco. Quindi buonanotte. Lasciamo itare Zizu, che non ce ne frega ampiamente, una gran vega. Però ci ha fatto caricare lui il gran pacemaker. Adesso ragazzi, qua una bella scibola gliela mando, perché loro sono i clienti, vengono a prendere kebab, e kebab senza scibola è praticamente un cristiano che lo va a messa per la Pasqua. Dai, rotta, e dopo il nerf si sente che comunque è una bella magombata, ragazzi. Vorremmo andare sto... ragazzi, volevo mandare il barilazzo, ma sapete, faccio così, lascio perdere. Fermati, testa di merda. Guarda come la... non ci credo mai. Stavo dicendo così perché... oh mio Dio, il barile mi ha salvato la scivola. Gran rovina, gran content. Quella muore malissimo, ma ragazzi, il barile d'ossa mi ha salvato scibola, perché fuori lei ci sta per fare male cancerogeno. Questa bruttissima grande de signorina, chiamata anche de Troia, andiamo a finire così. Perfetto, quella muore e noi de godù. Ah, ma ragazzi, comunque. Allora, è un mazzo che devo dire mi diverte, anche se solitamente il mio avversario c'ha un mazzo un po' Novax, un mazzo un po' di... mamma mia, che scassata di coglioni. Calmissimi, una bella macchinazza volante, un bel ronco armato, una botta. E penso che il, lui qua sia la mossa migliore da fare, anche perché posso fare così. Posso assolutamente mandarti a fare in giro. Mando, ragazzi, mandiamo il pacemaker a tankare. Lui me l'ammazza al barile, era ovvio. Però nel mentre pacemaker fa un sacco di male e posso intanto tradare un po' di lesir, perché lui costa 7. Lui deve morire malissimo. Bella, fratello. Cosa ha detto, ragazzi? Perché allora, a parte che non si può commentare tutto sto game perché è un casino bestioso. Ma come altra cosa, alla fine il pacemaker per tankare MK, il drago, non è mica male, perché alla fine il 4 del drago mi va a prendere. Signori, morite, per favore. Bravo, bravi, per favore, basta. Ora basta. C'è dalla polenta. Oh lì, che bravi che siete. Va, che bravini, che bravini, che bravini. Ora signor... ok, adesso ragazzi, mi sa che andrò a finire malissimo. La mia scibola ha sparato i scivoli, fratello. E adesso se mando la palla di neve lei muore, perché c'è poca vita. Vero, 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 vero. Spara scibola, ragazzi, mi sento... allora questo mazzo mi fa sentire un vero kebabaro. Fa... mamma mia, ragazzi, ma non me ne va una male. Ma che sei? Signori, qua, bravi, bravi, bravissimi. Guardalo. Va bene, fratello, io non lamenti. Io non lamenti, però. Mi scassa mali, ma tanto lui de muore. Lui se ne va. Andiamo a far così. Andiamo, ragazzi, barilazzo per forza. Ma volendo, ragazzi, se lui non difende, il barile... no, lo difende per forza, c'è il tronco, scusa. Ah, no, non difende. Ma non difende, matto! Sì! Andiamo, ragazzi, in turbo trebbia. Oh, vi devo dire che giocando meno a sto gioco mi sto... non so, mi sento più forte. Cioè, mi sento un po' più fresco con la testa. Sono meno evaporato con... so, con le giocate. Riesco magari poi... per carità, magari ho fatto delle porcherie incredibili prima, Però mi sento un po' più skillato, onestamente, porconando e parlando. Perché se questi ora fanno... oh, vabbè, sì, qualcuno il tronco ce l'ha sempre. Un freccio il tronco ce l'hanno. Gran mossa, ragazzi, il minero. È uscito con la pala, una vangata in testa a Gargamella. Eccolo. Adesso, questo, fasci così, fratello. Fasci così. Tanto siamo contro il signor Colino.
Vabbè, colino, colino, colirio. Cioè, per carità, c'avai la congiuntivite. Per fa- morite una meccia. Certo che al 13 con la torre è livello 11. E una gra- guarda quanto. Guarda lì! Ma che schifo! Sto ronco. Ok, boh. Il rogo, ragazzi, non dico fa schifo il caso, ma veramente, ragazzi, è venduto nel, nelle cooperative. E la 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 la! Ellehemmed! Hekmed! Guarda la scivola! Gran potenza di... Per favore, facciamo un po' di tutto quanto. Bravo, draghetto! Bravo, 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 fai così! Bravo, Itta! La scivola, Itta, incredibile, fratello, qua! Vedana. Ragazzi, bot di scivola, ragazzi! Fate conto che kebab doppia cipolla, devastante! Veramente devastante! Grande vasto e basta, ragazzi. Volevo buttare la polenta, ma tanto chi se ne frega. Lui un altro lino me la prende, faccio così. Me la hitta, ma comunque lo vado in diagonale, lo prendo. Lo fotto. Fotto pure quello perché zipete, zipete, zipete. Ah, va bene, fratello. Tu grandi carogne, dovrei demandare di roba, va bene. Bel barile di ronco, senza lamento. Oh, ti prego, fai prima che ti colo lì in fondo. Veloce, fratello, veloce, fratello, veloce, bravo. Ragazzi, torre nostra. Mamma mia, ma guarda che legnate. Ma manco mia madre quando ero piccolo col mestolo e le robe. Quello me la prende, zipete, zipete. No, però comunque content. Assolutamente, ecco. Ok, fratello, me frega veramente il barbagiano. C'ho due spell, vedi tu, porca trota. Ora, signori, questo legna, quello se ne va. Tanti, 50 secondi tra l'altro, ma io sto urlando come un bastardone. Signorina, lei veramente mi scassa tre quarti d'oca. Faccia, ma vedete... MK alla fine è la metafora del can... va bene, fratello, facciamo così. Dragheno bello. Io volevo, ragazzi, mandare Peacemaker, ma non c'è... vabbè! Ah, ok, l'ha fatto fuori la scivola, perché scivola piccanti, tanti piccanti, tanti piccanti, guarda che sfigo. Mandiamo la scivola, ragazzi, purtroppo bisogna sacrificare intanto un po' di cipolla per la digestione. Avanti con ronco, giù di barile, non me ne frega una grandissima ciospa di sega. Minero ballerino come la, tipo mandibola, la dentiera degli anziani, questo mandar gas da carogna. Ma tanti su, il signor Colino lì che scola le verdure dall'olio, quelle del pinzimonio, quelle del tipo che mettono nel condiviso. E per Diana, prossimo avversario sarà il signor Adamo, ragazzi. Tanto tempo di Pasqua, passato da poco la Pasqua. Più o meno Adamo lì, il capretto Isacco, tato di sgozzo per pa... Forse non era il capretto, vabbè, chi se ne frega. Ok, beh, una polenta sull'insalata, neanche troppo male. Vecchio, fai così, una bella barilata sul gargamerda. Quello me lo hitta. Mi salvo la macchina che se va a torre fa un danno micidiale. No, mi ha dato una polenta anche bene. Ok, va bene, ci sta, ok. Potrebbe avere un deck cimitero molto fantasista. Un bel fantasista di cimitero. Facciamo... Ah, va bene, fratello, tua madre veramente lo metto. E io ho già detto in passato. Onesta... Ah, fa quello che ti pare. Va bene, sì, ok, quello farà male. Ma tanto male tu fai a me, tanto male io ti torno dietro, te lo dici. Piatimo al barile dell'altro. O dipende dalla parte o dalla... Ah, va bene, va bene, va bene, va bene. Però se non salta, io mi faccio fuori quello. Il barile arriva, gli scassa, che gliela scassa. Guarda, guarda, guarda se gliela scassa, guardalo, guardalo. Easy, gran botte. La torre gli abbiamo devastato, io glielo ho detto. Attacca forte, faccia quel cazzo che vuole, ma... Qua le legne se le prende. Quello me lo potrei salvare, tipo così me lo devasterà, ma forse volendo, volendo, volando, non mi tana. Sì, un'altra scivola. Oh, che bella, ok, ragazzi, bene. Beh, scivola contro scivola, è la guerra dei piccanti, siamo kebabaro contro kebabaro. Ok, facciamo tipo che questo muore, facciamo che tipo questo non mi diventa la scivola, fai così, bravo, bravo così, così ho uniti i vantaggi. Ragazzi, va bene, tutti con ronco, ragazzi, e avanti così. Giù di ronco, una bella difesa se caso manda qualcosa di bru... vabbè, però se è veramente pistolone. Ma se tipo quello me lo hitta, lo faccio fuori. Attenzione, possono essere danni di polenta. Di coso, scusate, è andata a finire in disgrazia. Magari accetta un po' di minestrone nel caso, non gli piace la polenta, magari un po' più leggero. No, una gran fava di legno. Ora vattene a fare un girettino bello. Lei, signorina polenta, se ne vada, bravissima. Ok, ragazzi, Grant Voyekov Nute. Però se siamo un attimino un po' coerenti con le scelte che facciamo nelle carte, magari non ci ficchiamo dentro qualche malessere vitale. Pensavo morisse, cioè, o meglio, pensavo ci arrivassero entrare. Ho fatto una minchiata, ma ci sta pure. Ammazzali! Guardalo che ero bello! Guarda la sgreva che fa quel signorotto lì, che poi per carità. Vabbè, almeno i tartari sono morti, meno quello. Ragazzi, ma un po' di scivola. Ma una bella scivola qui in fondo, che tu grandissimo stronzo. Non me la prendere, prendi i tartarazzi. Che devasto micidiale, però volendo i ta- Ma che difesa. E quindi bisogna festeggiare. E che abbiamo su una bella riserva di ronco. E tu muori, per carità, brutto stronzone. Guardalo, guarda il ronco. Un altro bel barile di ronco che ci porta a casa la vittoria. Ma ragazzi, ma criminale! Cioè, andiamo a chiudere la sfida contro Demente. Questo qua si chiama Demente. In maniera epica. Signori, devo dire una cosa inc...
Ah, ma è ronco, guardalo. Guarda che bel barile. Sì, potevo mandarlo prima, ma fa lo stesso, ragazzi. Per il meme. Se mema, signori. Si mema e basta. Nel caso, il signor Demente manda la... Ma, princi... tutti quanti, ragazzi. Barilazzo, principessa, belli insaccati tutti. Quello se ne va. Gran legno, gliene tiro. Vabbè, ci sta, sti grandissimi pai di coglioni. Stiamo calmi, lo posso mandare. Questo che vada. Guarda, rovina, rovina. E la Madonnina de Milan. Fa così. Fai così, fratello, che quello se lo va. Mardalo, le ragazze, che deviata micidiale. Inganno della cadrega, incredibile. Quello muore. Il Lercio, signori, del meta attuale è veramente una disgrazia. Caro mio, il gigante elettrico è diventato un gran kebabaro e va giù di scivola. Gibolle elettriche, fratello, velo, fai fuori desiso, desiso. Ah, ma guardalo, 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 guarda, guarda, guarda. Quello muore, quello se ne va, la scivola si carica, caccia la legna e tirala sta legna. Ah, che rovina, mamma mia. Tregua zero, fratello, zero tregua, fratello, zero, zero. Prego, vamo a torre, fratello, vamo a torre, guardalo. Vado a bel barilazzo. Faccia quello che gran... Ah, ok, ha fatto bene invece. Ha fatto bene perché con lo spiritello me li ha seccati tutti. Va bene, bene, ci sta. Nel caso può fare la vita quello che gli pare, tanto c'ho tutto per difendere. Va bene, fratello, me frega veramente. Vabbè, ma che è? L'insalata. Buoni. Calmissimi, calmissimi, buoni, calma, calma. Questi se ne vanno, quello zipete, zipete. Lei se ne muore. Io, ragazzi, riparto violento, un gran minero. E giù del minero, altra carta, ragazzi, da nerfare tipo subito. Gran legna della macchina che se non ci mette del te... Ragazzi, io ve lo dico, sto mazzo l'ha fatto morte, quindi non è che l'ho fatto io sia bravo a giocarlo. Però devo dire che è micidiale qualcosa di... Me l'aspettavo, ma ci sta, bene, ci sta, ragazzi. Qui adesso me la prenda, ma poco me ne frega, onestamente. Faccio quello che gran paio di cabbi gli piace. Io volendo, se questo lo termina a gran legnate, riparto di gigante elettrico. Bel pacemaker lì sopra. Un gran bel barile di ronco per festeggiare la scibolla. Me la va a eliminare, grandissimo stronzo. Guardalo, guardalo, guardalo. Guarda che schifo, guardalo. Ma lascia sta scibolla. Nel caso il gigante elettrico ha fatto il suo, quindi... Ok, ma questo, cioè, questo non vuole vincere, questo vuole solamente prendere la tortina, ne frega niente. La seconda non l'ha praticamente difesa, sono con delle carte un po' da radicchio, un po' da ramengo. Quella muore, non devo mittarla, forse sì, va bene, fratello, va bene. Ragazzi, direi, proprio sfida più easy da fare, soprattutto per il mazzo che era qualcosa di turbo vomitevole. Signore mio bello, facci così. Facci deco... vabbè, ma io poi lo metto che storto sto coso. Via, 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 via. Ragazzi, direi ampiamente gran goduria. Sì, vabbè, pettinatore, fa quello che ti pare. Così va avanti col pass, lui. Ragazzi, battiandemente, direi uno dei mazzi più divertenti, più che altro mega deck che abbia mai giocato nella mia esistenza. Sì, sì. Ma comunque, signori, non è finita. Ma che bel baulozzo abbiamo lì sotto. Ce lo diamo dentro il minatore nuovo pazzo criminale. Noi però, nel mentre sto scrigno, ce lo chiediamo. E abbiamo dentro, beh, a parte le prime grandissime porcherie, va benissimo. Ci sta, ragazzi, bella robella, va bene. Ok, onesto, onesto, così. Per terminare, signori, abbiamo lui, il campione definitivo, ovvero il nostro incredibile. Va bene, alla fine, così arriviamo a due. Tarzan, ragazzi, il grandissimo chiavatore di scimmie. Via, clip bonus, ragazzi. Dato che voglio livellarmi anche il mazzo Arco X, io direi che possiamo cominciare a farci la Tesla a livello 14. C'è un sacco di monete, quindi almeno un centello ce lo spendiamo. Tiè, guarda che robellina. La cacciamo a livello 14, ragazzi. Un bel pensiero in meno, anche perché utilizzo la carta del mazzo delle war, se non sbaglio, a premere. E così, bella, rinfocillata, non può che darmi man forte e soprattutto farmi comodo. Quindi, signori, terminando questo video, alla domanda, continuerò a fare video di Clash? Sì, ma non tutti i giorni e soprattutto in maniera più sporadica, in modo che mi venga più voglia di crearci un content appropriato e non le solite cose trite ritrito che alla fine poi penso non piacciono nemmeno a voi. Con ciò, ragazzi, era tutto per quest'oggi. Io spero questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se così fosse, un bel mi piace. Iniziate la campanellina per essere aggiornati nei prossimi video. Noi ci becchiamo, detto ciò, in un prossimo. E io ancora vi saluto e che dire, qui è tutto. A posto!